Salve ragazzuoli, oggi vi racconto Purple Saturn Day. È un gioco del 1989, è uscito per Amiga e Atari ST e poi è stato convertito anche per MS-DOS e mi pare anche per Spectrum. È un gioco multievento, una specie di Olimpiade del futuro, un'Olimpiade aliena, ed è stato sviluppato da Aere Informatique, che è una ditta che ha pubblicato anche sotto una ditta francese che ha pubblicato anche sotto l'etichetta di Exos, ed è stato distribuito da Epix, che aveva fatto anche i fari Summer Games, Winter Games, altri giochi multievento tipo Olimpiade. Il gioco in sé secondo me non è particolarmente interessante perché ci sono solo quattro tipi di minigiochi, ma è molto particolare per questa sua grafica molto molto strana, molto particolare, con questi toni tutti sul viola e questa estetica decisamente aliena. Ha una grafica che ricorda vagamente lo stile di Capitan Blood, che è un altro gioco che è stato sviluppato da Aere Informatique, un gioco che era uscito qualche anno prima. Andiamo un attimo, molto rapidamente, a dare un'occhiata al manuale di questo gioco, che non è che contenga molte informazioni, però è carino perché è un manuale molto strano, ha tutte queste informazioni strane su queste razze aliene, su queste competizioni. Ci sono anche, vedete, queste canzoni aliene, i canti alieni che si fanno in questo che viene chiamato il giorno viola di Saturno, che sarebbe il capodanno del pianeta di Saturno, in cui l'imperatrice, la regina di Saturno, organizza questa competizione a cui partecipano tutte quante le razze dell'universo, varie razze aliene, e vengono a partecipare a questa specie di Olimpiade per vedere chi sarà il vincitore. Le competizioni che si possono fare, i giochi sono quattro, come vi ho detto, sono tutti giochi abbastanza strani, abbastanza criptici, non è molto facile capire che bisogna fare molta pratica. Io molto probabilmente farò schifo. Vedete, qui ci sono i rituali, cose che sono proibite fare durante il gioco, durante le varie competizioni, e alla fine poi ci sono descritte, vedete, tutte quante le caratteristiche delle varie razze: agilità, fluido mentale, aggressività, flusso temporale, dimensioni e vista. E ci sono le descrizioni di tutte queste razze aliene stranissime, tra cui ci sono anche gli umani, che sono quelli con cui noi parteciperemo. Quindi c'è stata messa abbastanza cura nel dare questo background al gioco, secondo me un po' meno cura nel gioco in sé, perché il gioco è abbastanza banalotto, secondo me. Andiamo a dare un attimo un'occhiata a questo numero di K, numero di K del 1989, numero 3, e perché c'era anche una recensione di questo gioco. Ok, pubblicità, lo Hobbit, arriva il Sega Mega Drive dal Giappone con 16 bit, Space Harrier 2, le caratteristiche della macchina, il PC Engine. Questa rivista fa schifo, gli asini volano, lo Spectrum è il miglior computer del mondo. Ok, tutte quante bugie probabilmente. Skateball, non so cosa sia, ma ricorda un po' Rollerball, sembra. L'autocivetta, ovvero Chase HQ. Qui, vedete, c'è un'anteprima di Cosmic Pirate. Altri giochi, Chaos Strike Back, Weird Dream, interviste, il fantasma del passato, il fantasma del presente, il fantasma dei regali di Natale. Ok, prove su schermo, Battle Hawks 1942, simulatore di volo suppongo, e danno 928, mazza, Phantom Fighter, non so cosa sia, War in Middle Earth, che era un gioco di strategia ambientato nella Terra di Mezzo del Signore degli Anelli, molto, molto popolare all'epoca. Fire Brigade, penso sia un gioco sui pompieri. Sword of Sodan, Incredible Shrinking Sphere, non so cosa sia. Ed eccolo qua, Purple Saturn Day. Andiamo a dare un attimo giusto una letta. Qui è recensita la versione per Atari ST.
gli danno addirittura 912. La grafica è eccezionale, dai piccoli dettagli delle immagini allo scorrimento agli effetti prospettici di Ring Pursuit e Tronic Cider, che sono due delle competizioni che andremo a fare. Piacevole il brano introduttivo e buoni gli effetti sonori. Sì, però non parlano della giocabilità. Secondo me il gioco è abbastanza limitato al fatto che ci sono solo quattro competizioni e dal fatto che sono tutte abbastanza strane. Giochi sportivi, Microprose Soccer, Dragon Ninja, prove su schermo supplemento, vedete qui c'è Capitan Blood, Elite, gioco di Garfield, Outrun, Live and Let Die, gioco di 007, Ritorno da The Jedi, Batman, Total Eclipse, Speedball su Commodore 64, giochi in edizione economica, pubblicità, Virus che era su Amiga se non vado errato, Cybernoid, Operation Wolf, i trucchi per Corruption, la mappa di Garfield, Elite, Zork Zero, che non so cosa sia, sarà una nuova incarnazione di Zork probabilmente, Times of Lore, giochi d'autore, quindi interviste probabilmente a game designer, animazione euclidea di solidi 3D in tempo reale, quindi vabbè, è come fare grafica 3D, la posta, pagine gialle, come al solito non so cosa siano, e per finire la pubblicità di Joan of Arc. Ok, direi che abbiamo parlato anche troppo, andiamo un attimo a vedere com'è sto gioco. Sfide, ecco, vediamo, sopra ci sono le quattro sfide. Se noi col puntatore clicchiamo qua sotto possiamo vedere tutti quanti i vari contendenti. Vedete, ci stanno tante razze strane di mostracci. Se noi ci clicchiamo sopra vediamo il nome della specie, Krulis, e tutte le sue caratteristiche. Poi sulla destra ci stanno i punteggi che questa specie ottiene nelle varie competizioni. Poi c'è una percentuale che non so che cosa voglia dire, se percentuale di vittorie o di sconfitte, non lo so. Ci sono, quindi vedete, tanti animali diversi, Swirl, Novtek, ok? Che è il nostro avversario, noi siamo l'umano, questo qua. Golgos, Shaxa, Kumo e Bulul. Quindi vedete che c'è stata messa molta cura nel pianificare una sorta di come dire, di background, di storia sullo sfondo di questo gioco, meno secondo me nel gioco in sé, che risulta abbastanza secondo me noioso. Andiamo a fare la prima sfida, che è questa qua. È una gara attorno agli anelli di Saturno e noi per fare punti dobbiamo tenere questi i due diversi tipi di ostacoli, uno sulla destra e uno sulla sinistra. Quando lo facciamo bene ci dà un effetto sonoro che ci spiega che abbiamo fatto bene. E il manuale dice che non è importante tanto stare in prima posizione rispetto al nostro avversario, per quanto stando in prima posizione si facciano più punti, ma è importante più che altro, ecco, prendere le porte nell'ordine giusto, cioè tenere gli ostacoli di un certo tipo sulla destra e questi altri sulla sinistra. Se si sta in seconda posizione non si regalano punti all'avversario quando si fanno errori, però si fanno meno punti quando si rendono le porte nella maniera giusta, mentre invece se si sta in prima posizione, quando si sbaglia si danno punti all'avversario. La grafica, come vedete, è abbastanza buona, semplice, però insomma piuttosto fluida. Ci stanno pure questi pietroni da carcavacca da evitare, però appunto dicevo, il manuale
ribadisce che non è tanto importante andare veloce e stare, cavolo, in prima posizione quanto beccare bene le porte, che è più facile a dirsi che a farsi, perché gli ostacoli appaiono piuttosto rapidamente e l'effetto sonoro ci dovrebbe indicare se stiamo facendo le porte nella maniera giusta o sbagliata. Poi a schermo ci stanno altre informazioni tipo la mappa. Questa è sbagliata. Questa è sbagliata. E quando arriviamo alla fine del percorso, chi ha fatto più punti chiaramente ha vinto. Quindi è una specie di slalom, se vogliamo. È abbastanza originale come ambientazione. Siamo intorno agli anelli di Saturno. Porca miseria. Quindi non bisogna andare troppo veloci, perché sennò, ecco, sono arrivato alla fine. E che ho fatto? Mi sa che ho vinto. Mi sa che ho fatto 390.000 e il mio avversario ha fatto 368.000, quindi potrei anche aver vinto, eh? Cosa che non mi era mai successa. Sì, ho vinto la prima competizione. Ok, qui c'è il punteggio. Andiamo a fare la seconda sfida, che è questa specie di autoscontro. Siamo in questa arena. Allora, la nave può andare solo avanti e, come dire, scivolare a destra e a sinistra. Per girarsi bisogna premere fuoco e a destra e a sinistra per fare una rotazione di 90 gradi. L'obiettivo è distruggere quella sfera di energia che si vede all'inizio. Quella poi si frammenta in tanti piccoli pezzettini. E una volta che si è frammentata dobbiamo raccogliere questi pezzettini. Naturalmente li può raccogliere anche il nostro avversario, indipendentemente da chi la distrugge. Può essere... I frammenti possono essere raccolti. E anche qui bisogna fare in fretta a raccoglierli, perché quando scade il tempo chi ha fatto più punti ha vinto. Questo è un pochino più comprensibile come gioco. Anche questo, devo dire, abbastanza originale. Naturalmente possiamo andare a sbattere con la nostra nave per spostare il nostro avversario. Vabbè. Poi dopo un po' si crea una nuova sfera che va nuovamente distrutta e si ricomincia. Naturalmente sparare al nostro avversario non gli fa niente. I controlli sono un pochino strambi, perché, come ho detto, qua per girare bisogna premere fuoco a destra e a sinistra, e quindi mentre si spara si corre il rischio di ruotare. Raccogliamo sti pezzettini, evitando questi ostacoli. Qui c'è la sfera che noi distruggiamo. Raccogliamo rapidamente questi frammenti. Bisogna passarci sopra abbastanza precisamente per raccoglierli. Non si possono... Ah sì, si può fare un'inversione a 180 gradi premendo fuoco indietro. Ok, interessante. Non avevo capito sta cosa. Levate. Questa sfera. Qua. Opla.
si è ricreata la sfera. Da sta. Si è sposta pure sta sfera d'energia, evidentemente. Là. Dicevo, questa sfida è un pochino più comprensibile, però i comandi sono sempre molto strani. Come al solito, vedete, la parte più interessante del gioco è questa grafica proprio strana, aliena, con tutti questi strani dettagli della navetta che non sono dettagli essenziali per il gioco. È più una questione di stile grafico, che è molto interessante, però probabilmente, secondo me, tutta questa attenzione stilistica sarebbe stata, come dire, meglio riposta in un gioco globalmente più divertente. Ecco. Sta. Ma la so persa. Spostata. C'è una mappa che ci dovrebbe dire, ecco, dove si trova la sfera. Dove ci troviamo noi, però non è molto facile da navigare. Affa, ok. Le sfide sono sicuramente, diciamo, i giochi sono sicuramente originali, molto alieni, se vogliamo, interessanti, anche abbastanza divertenti, ma sono un po', sono brevi, sono un pochino criptici, un pochino ostici, ma magari a parte del fascino del gioco, quello proprio di trovarsi di fronte a delle competizioni che sembrano proprio aliene, se vogliamo. Ho vinto pure questa, oh, 260.000, ok, non c'ero mai riuscito. Ne ho vinte due, credo che alla fine conti il punteggio complessivo, probabilmente. Ok, facciamo questa qui, che è quella più incomprensibile, secondo me. Allora, c'è questa specie di circuito in cui ci stanno queste, come di, scintille luminose, non so come definirle, che noi dobbiamo indirizzare verso questi condensatori. Se ho capito bene, che a un certo punto si illuminano, noi li colpiamo con la nostra sferetta e poi dobbiamo andare, dopo che ci siamo caricati colpendo questa sfera luminosa, a energizzare questi transistor per dargli il nostro colore, se ho capito bene. Però li dobbiamo colpire, se ho capito un'altra volta bene, due volte per dargli definitivamente il nostro colore. No, forse non ci sto a capire niente. Comunque possiamo colpire varie parti del circuito per bloccare o sbloccare queste scintille, accelerarle, farle rallentare, però gli elementi della grafica sono piccolissimi. Si muove tutto molto rapidamente, il controllo di questa sferetta è molto complicato. Io non è che ci capisco granché. L'unica cosa che ho capito è che quando questa cosa si illumina, noi la dobbiamo colpire per energizzarci e riuscire a colorare più chip possibili. Lui, vedete, ne ha colorati tantissimi più di me e quindi ha stravinto 300.000 a 20.000. Ok. E adesso c'è l'ultima sfida, che è forse la più semplice, ma anche qui non capisco bene che si deve fare. È una specie di viaggio nel tempo. Dobbiamo tipo caricare sta molla e poi spararci in avanti. E in qualche modo, quando arrivano ste sferette, premere fuoco per prenderne più possibili, se ci riusciamo. Io ci sono riuscito, ho preso pochissime. Così. E se ne prendiamo abbastanza, riusciamo a passare il portale temporale che si trova alla fine. Rappresentato da questi 7 soli. Io chiaramente non sono riuscito a prenderne abbastanza, ne ho prese pochissime. E quindi mi sono fermato di fronte a sto portale.
Se ne riusciamo a prendere abbastanza, ricordo ai tempi che si passava attraverso questo portale, come ha fatto il nostro avversario, e apparivano delle figure strane, tipo 2001 Odissea nello spazio, che più punti, più sferette prendevamo, più riuscivamo ad andare avanti nel tempo e avere delle visioni che ci davano ancora più punti. Però alla fine vediamo che globalmente lui ha fatto più punti, quindi è passato in semifinale. Poi c'è la finale e ha vinto sto mostrone qua. E il suo premio sono questi due sensuali baci da parte della regina de Saturno, imperatrice di Saturno, non lo so. E comunque insomma il gioco è tutto qua. Se avessi fatto abbastanza punti nelle ultime due sfide, sarei passato alla semifinale e avrei dovuto rifare un'altra volta giocare ai quattro minigiochi contro il mio avversario, e se avessi vinto anche quello sarei andato in finale, stessa cosa, naturalmente sempre più difficile. Il vincitore di questa edizione del Purple Saturn Day è quel mostraccio, vedete, è finito, si resetta, e questo adesso è l'ottavo Purple Day, e quindi questa volta il nostro avversario sarebbe questo, con queste caratteristiche, ma il gioco sostanzialmente sarebbe sempre lo stesso. Ok, direi che per questo gameplay può bastare. Globalmente il gioco secondo me è più interessante, come dicevo, graficamente, dal punto di vista stilistico c'ha un sacco di trovate interessanti e divertenti, molto, molto strane. Ci stanno questa specie di statue strane. Ma adesso per esempio proviamo, se io clicco sulla X, abbandono, e lui vince automaticamente, e c'è un altro torneo che si svolge, ha rivinto sempre lo stesso. E vedete che per esempio c'è un'altra volta la regina che gli dà il bacio, e la corona di sta regina assomiglia vagamente a ste statue che sembra che c'hanno un pennino di una penna stilografica sulla testa, delle statue di uccelli, sembra, o di corvi o qualche cosa del genere. Quindi dal punto di vista grafico è molto interessante, tutte le razze diverse, però alla fine il gioco in sé si riduce a quattro piccoli giochi multievento molto banali e secondo me anche abbastanza criptici. Ok, nel complesso devo dire che è stato comunque abbastanza divertente. Ci vediamo alla prossima, ciao!